si può ripartire dal punto in cui eravamo, per esempio quando Olmert era ancora primo ministro, si può ripartire semplicemente da un incontro, si può ripartire però senza precondizioni. Non si può dire io vengo a condizione che tu accetti A, B, C, D. È chiaro che è il negoziato che deve portare alle decisioni e il negoziato lo può fare tenendo conto dei vari elementi e dicendo io rinuncio a un elemento perché ne ricevo un altro. Quindi si può ripartire certamente, anzi si deve ripartire. Certamente ci sono anche dei preconcetti israeliani, non c'è dubbio, ma è proprio per togliere questi preconcetti che bisogna andare a negoziare e bisogna farlo il più presto possibile. Devono, mi scusi il termine, arrangiarsi da soli israeliani e palestinesi o la comunità internazionale può avere un ruolo? Senta, c'è il quartetto che rappresenta la comunità internazionale, sia l'Occidente, sia la Russia, sia le Nazioni Unite, sono tutte rappresentate nel quartetto. Quindi c'è già un accompagnamento internazionale del negoziato, c'è già una seguita discussione sui temi in corso con la comunità internazionale. Più di questo mi sembra che non sarebbe logico. Sono le parti in questione che debbono mettersi d'accordo e forse, ma questa è un'idea mia personale, forse mirare prima ad un accordo parziale e lasciarlo maturare, vedere come butta e continuare poi dopo per un accordo definitivo, perché questioni come quelle religiose della spianata del Tempio sono difficilissime da risolvere, però ce ne sono tante altre che invece si possono risolvere immediatamente. Quindi io direi cerchiamo di risolvere il più possibile subito, hic et nunc, e il resto aspetterà ancora qualche giorno.